I will fight to free this world from Signori, buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti a questo pre-live, pre-direct, poi direct, poi cose, insomma, cose incredibili, sottofondino molto lo-fi. Ditemi come si sente intanto, leggo un po' di messaggini. Allora, vabbè, ciao Fede, ciao Leo, ciao Salamina, ciao Pippo che sei in America, grande! Ciao Aranciata, ciao Marco, ciao a tutti, ciao Pietro, sente bene? Perfetto, ottimo. Bene, sono un sacco contento di fare questa live oggi perché era una delle cose che avrei voluto fare prima o poi. C'è una live in cui guardiamo insieme la direct di Pokémon o comunque le ultime novità. Comunque Pokémon è un brand a cui sono legato da quando ero veramente un infante. È stato non il primo videogioco, il secondo, perché doveva essere il primo ma non c'era nel negozio, per cui mi sono dovuto accontentare di Mario Tennis in inglese, signore e signori. Io dovrei lavorare in teoria. Ottimo, ottimo così. Io tra l'altro sto continuando a guardare quando pubblicheranno la live per vedere di sistemarla nella sua finestrella, però non parte un cazzo. Non so neanche su che canale la mettono, per cui ottimo. E ecco, ho la tastiera nuova e pesa un quintale. Dovrei lavorare in teoria. Vabbè, l'ho già letto. Giorgio. Ma mi spieghi questo Giorgio cosa dovrebbe essere? Perché non ne ho idea. Cioè, pazzesco. Si sta sminchiando tutto. No! No! Comunque, direi di cominciare facendo i soliti raccomandini. Quindi se non... Ciao Aaron! Se non siete iscritti potete farlo cliccando sul cuore, sul pulsante segui, così è molto importante se volete sostenermi, insomma, quel cazzo che volete. George is the new stonk, ok. Ciao Righe, che immagino che sia Luca, ciao caro. E detto questo, io farei un po' il punto della situazione. Andrei a vedere, mi abbono, grande, abbonati, abuso, puoi abbonarti. Andrei a vedere, ce li ho qua pronti sul telefono, i vari leak che sono usciti. C'era uscito un leak a maggio che ci ha preso tutto quello che ha detto per ora. E anche, dove cacchio è? Un rumor che in teoria ha azzeccato la data di oggi. Sì, siamo tantissimi oggi, è incredibile. Vabbè, ma figurati, la direct di Pokémon è un evento, ragazzi. C'è altro che le live di Zelda o Pokémon Nero. Tra l'altro stasera poi alle 18 per chi vuole Pokémon Nero. Allora, andiamo a vedere il leak. Facciamo un ripassino. Tra l'altro c'è una bellissima foto insieme a questo leak. E facciamo un ripassino e vediamo cos'è stato già... Ciao Kenzinzo, ciao caro. Facciamo un ripassino di quello che è stato pubblicato, appunto, confermato di questo leak di maggio. Quindi parliamo di veramente... Madonna, siamo in 21, siamo tantissimi. Ciao Ale! Beh, come dicevo, Pokémon è un evento. Allora, tuo rivale si chiamerà Hop, ma avrai anche altri due rivali, cioè Bede e Marnie. Questi sono nomi inglesi, ovviamente non so come sia il nome inglese del rivale confermato. E siamo in 21 bot, esatto. Sono tutti bot in realtà. E anche voi siete bot, sono io qua da solo che mi faccio le mie cose. E quindi si continua a parlare di questi Bede e Marnie, che dovrebbero essere altri due rivali.
uno potrebbe essere magari l'altro personaggio, cioè in realtà tutti e due, perché a seconda del maschio o femmina potrebbe essere l'altro personaggio. Ma che ci avevi preso con le previsioni? Sto droppando? Ho droppato, ragazzi. No, fatemi sapere, perché ho visto del rosso. E Pachi ci avevi preso con le previsioni, lo so. E dicevamo, Bede e Marni potrebbero essere l'altro allenatore, a seconda che si sceglie il maschio o femmina. Tra quanto il direct? Il direct è alle 3, quindi tra 20 minuti. Io ogni tanto ricarico qua su YouTube per vedere se esce il video in preparazione, ma a quanto pare ancora no, quindi ogni tanto devo ricordarmi di controllare, se no parte la direct e non la vediamo mica. Tutto va a puttane. Ha laggato un po', ho visto, ho visto. Pratica campo scuola in camera Pietro Gui, Cristian Composta, Riccardo Benedetti, Tarte e altri tre che non conosci. Uno di questi mi ha chiesto a Gui e Gui ha risposto, ma è stato detto un altro. Infatti questa storia, infatti chiamerai Giorgia. Ah, ok, perfetto. E poi allora, il team Yell, che dovrebbe essere il team cattivo, è una gang, non è un team. E sono tipo dei super fan, sono degli ultra di Marni, che dovrebbe essere questo rivale, questa rivale, che fanno solo casino. Quindi praticamente non avremo un team di fronte, ma avremo degli ultra che fanno solo che casino. C'è quindi un'ulteriore evoluzione del team Skull, una roba del genere. Anche perché, come diceva il buon Saidonia, probabilmente sarà alla luce di questo leak e alla luce di quello che sarà. Dovrebbe esserci tipo un super cattivo e sarebbe una figata perché finalmente basta team e perché ci hanno rotto il cazzo. E in Sole e Luna, nì, nel senso che in Sole e Luna comunque c'erano due team, c'era il team Skull, che erano dei cazzoni, e la Fondazione Aether, che era il vero team cattivo. Tanto sgamabilissimi, tipo un sacco. E per entrare nelle palestre dovrei avere degli sponsor. E vabbè, quindi teoria. Questo si sa già. Ecco, c'è Eternatus, il leggendario cattivo, che dovrebbe essere insomma quel geoglifo di cui parlava anche il buon Saidonia. L'altro leggendario sarà un lupo. Ah, ok. Sì. Diceva che l'altro leggendario dovrebbe essere un lupo che avrà o una spada o uno scudo. E quindi dovrebbe esserci, a seconda della versione, ma questo è il leggendario di copertina che ormai sappiamo già chi sono, e questo Eternatus che dovrebbe essere un leggendario cattivo, che anche questa è una cosa figa, perché l'unico leggendario cattivo finora, veramente cattivo, doveva essere il Veltal, che vabbè era cattivo perché ammazza la gente, ma tranquillo, non è che fosse veramente cattivo. Si parlava di Dynamax e Gigantamax, che sono stati confermati. E Gigantamax si diceva che già a maggio avrebbe dato delle forme diverse ad alcuni Pokémon. Sonia, l'assistente, mi pare, della professoressa, se non sbaglio i nomi, e dovrebbe essere l'ex rivale del campione Leon o Dandel, che dir si voglia. Ok, state spammando comandi. E vabbè, questo. E fa le ricerche sul Dynamax. Per conto della sua nonna, che è la professoressa, e questo avevamo visto. Alcuni Pokémon come Farfetch'd avranno evoluzioni regionali. Dice Sirfetch'd. Meo. Sembra una palla di peli nera, boh, vabbè. Quindi potrebbero leakare oltre a Eternatus, cioè potrebbero parlare oltre a Eternatus di queste evoluzioni regionali o forme regionali. Non si capisce bene. Sì, Regional Evolutions sono le evoluzioni regionali. Sarebbe simpatica come cosa, un po' come era successo alla fine a Sinnoh, se vi ricordate che diversi Pokémon si evolvevano nel Monte Corona, ad esempio Magneton e Magneson. Sì, ma ho detto Magnemite. Vabbè. Poi abbiamo due Pokémon scoiattoli che dovrebbero essere, che sono in questo leak. E praticamente sono dei Pokémon appunto scoiattoli che si nascondono negli alberi di bacche e attaccano a caso se li scuoti troppo. Io non credo che vedremo questa cosa qua, anche se in realtà, boh, sicuramente annunceranno qualche nuovo Pokémon. Se ti attaccano perdi metà delle bacche che hai perso. Io non credo che annunceranno questa cosa perché è abbastanza marginale. Poi la quarta palestra, secondo questo leak, che ripeto, finora ci ha azzeccato tutto.
quello che è stato annunciato, dovrebbe essere di tipo folletto. La prima palestra di tipo folletto e la capo palestra dovrebbe chiamarsi, dovrebbe essere un'attrice chiamata Opal, e Milo Nessa e Kabu sono i primi capi palestra in teoria, e anche qui ci aveva azzeccato. Poi diceva che prima di lottare contro le palestre dovrei completare le prove delle palestre. Abbiamo visto che effettivamente ci sono dei labirinti, ci sono delle, per quel poco che abbiamo visto, ci sono. A me non piacciono i Pokémon per ora, adesso ne parliamo. Sì, ecco, Nosepass per esempio, Fede, esatto. E... ah, vabbè, Mi addirittura aveva liccato Wooloo, il Pokémon Corgi, il cagnolino quello elettrico. Cioè, Nessa ti farà andare attraverso un labirinto dove ti blocca l'acqua, e ci ha azzeccato. Kabu ti fa catturare i Pokémon come prova e ti fa prendere tipo 5 punti a Pokémon, ma dovrai essere in squadra con un altro allenatore per catturarli. Oh. Per cui per ora avete sentito che potrebbe, cioè ci ha veramente azzeccato. Quindi le cose che secondo me potrebbero dire oggi, e sarebbe una gran figata, beh, ci sono le evoluzioni, che però io credo che le vedremo più avanti. Potrebbero leakare Eternatus, cioè il Pokémon leggendario cattivo, che probabilmente ci sarà, perché il geoglifo che vediamo nei trailer non c'entra un cazzo con Zamazenta e Zacian. E poi cos'altro potrebbe esserci? Il team, non hanno ancora presentato questi famigerati Ultra, per cui secondo me quella potrebbe essere una cosa abbastanza papabile. Andiamo a vedere anche il rumor che aveva previsto la live di oggi. Vediamo, non l'ho neanche letto io questo. Diceva, nuovo trailer il 7 agosto. Verranno rivelati 3 nuovi Pokémon, 4 se includi Impidimp, che in realtà l'abbiamo già visto negli hands-on delle 3. E faranno vedere un paio di forme Galar, che si potrebbe riconciliare appunto alla questione del... come si dice... delle evoluzioni regionali. Controllo, mi fermo un attimo per controllare che se è partito il video qua. Sta uscendo qualcosa in italiano, spererei, non in inglese. Non c'è ancora niente, oh. Forse partirà 10 minuti prima. Sì, probabile in realtà. No, non c'è ancora niente. Il canale di Pokémon. Vediamo se c'è qualcosa. Niente. Canale di Nintendo. Ancora niente. Ok. Poi di questo leak parla di Seagulp, un Pokémon gabbiano blu che ha una forma abbastanza ovale, ghiaccio volante, e dovrebbe essere introdotto con questo Pokémon chiamato Barracuda, che sarà un Pokémon spettro acqua ispirato a un Barracuda. E Seagulp dovrebbe avere una mossa tipica, una mossa caratteristica, una signature move, dove atterra e prende Pikachu mentre atterra. Che cazzo, vabbè. E tranqui. Vabbè, faranno vedere Impidimp, che è già stato visto. Nuovo Pokémon di tipo coleottero fuoco, basato su una formica di fuoco. Poi fanno vedere questi Marnie e Bede, in teoria, secondo questo leak, di questi rivali fantomatici, che vabbè, lasciamo stare tutta la descrizione. Dovrebbero far vedere degli scagnozzi di questo Team Yell interagire con Marnie, perché ricordo che sarebbero dei fan. Fanno vedere la palestra di Opal, quella folletto, di cui parlava anche l'altro leak. Cioè, sarà un sacco di roba se c'è davvero tutta questa roba qua. Forme Galar, Girafarig, forma Galar, Sudowoodo. Ok. E dovrebbero far vedere delle nuove evoluzioni per Eevee. Anche questa è una cosa che potremmo aspettarci, perché andavano sempre a generazioni alterne. Quindi vabbè, a parte la prima chiaramente, che ha introdotto Eevee, nella seconda abbiamo avuto Espeon e Umbreon, nella terza niente, nella quarta Leafeon e Glaceon, nella quinta niente, nella sesta abbiamo avuto Sylveon, nella settima niente. Quindi ci sta che potrebbero annunciarle. Allora,
andavo avanti con Zachanna, Zamazenta e Eternatus, sono il trio leggendario. Zachan dovrebbe essere ferro lotta, acciaio lotta, scusate, Zamazenta acciaio fuoco, Eternatus è pura oscurità in teoria, puro... E Meteodina è un Pokémon leggendario basato sul Dynamax. Ah, e dice che è quello in realtà del geoglifo, quindi un altro leggendario. Ed è rappresentato nel momento del Gigantamax. Meteodina. Vicino a Meteodina dovrebbe esserci un altro Pokémon mitico tipo Mew o quei Pokémon lì. Maiale. Ok. E il trio del gioco sarà basato sui soldati di legno. Boh. Ah, il trio, ok. Vabbè. E non ci sono altri leggendari oltre a questo trio, questo Pokémon maiale. Signor Maiale! Per lei! Quindi ecco, c'è... Vediamo. Tanta roba che c'è in questo leak, c'era anche nel leak che ha per ora annunciato... Cioè, previsto ogni annuncio. Per cui c'è veramente... Potremmo vedere l'Evolution, potremmo vedere la nuova palestra, potremmo vedere il Team Yell, potremmo vedere le evoluzioni regionali, un sacco di roba, il terzo leggendario del trio, un sacco di roba, le evoluzioni che però probabilmente non annunceranno perché di solito le buttano fuori più avanti, che io aspetto perché non ho ancora deciso perché mi piacciono tutti e tre al momento. Allora, mi recupero un po' di chat. Allora, se ti dono puoi fare una live in cui dici solo Giorgio? No. sponsor di una finestra, ok. Ok, campione. Vabbè. Roba in tedesco che non capisco. A me non piace il Pokémon, però ci arriviamo. Il corvo. Ah, sì, gli chiedeva a parte il corvo, esatto. Se volete a caso la scheda madre della Play 4, ok. Non ho capito, Giorgio. Io aspetto come capo del team 6-9 che spara dappertutto. E poi ok, Archeo, lick my bleed, sudo nudo, e io sudo nudo d'estate, perfetto, meno 10 minuti signori, controlliamo che sia iniziata, comunque in realtà per i Pokémon ti dirò, alcuni mi piacciono, alcuni un po' meno, ad esempio non mi piace per un cazzo il drago, quello lì acciaio che hanno annunciato, vabbè, cioè... Oh, non trovo ancora il video, ma quando cazzo lo buttano fuori? Porco cane. Non lo so. Se qualcuno di voi ha notizie mi faccia sapere. Che lo proviamo anche a mettere. Qua non c'è niente. Oh, aspettiamo meno 5 a questo punto, però boh. Non capisco perché non ci sia. Ci sono solo live di altra gente, tipo il Pardini e roba così. E uno spagnolo, e basta, in realtà non ci sono altre live al momento. Vabbè, controlleremo tra poco. Non è che magari la fanno da qualche altra parte, secondo voi? Facciamo, oggi è 7 August 2019. Vediamo. No, non c'è niente. Vediamo dove rimanda il link. Sì, accetto, non ti cazzo. Vabbè. Non lo so, dopo controlliamo. Comunque, ecco, c'è con la scusa che ci hanno fatto vedere un cazzo fino ad adesso, c'è veramente tanta roba che potrebbero buttarci dentro. E se il leak che ha spoilerato la data di oggi dovesse aver ragione, vedremo un sacco di roba. Cioè, a me dispiace per Cydonia e company che sono in vacanza e dovranno fare il video analisi. Allora, vabbè, il drago a me fa veramente cagare. E mentre gli starter onestamente mi piacciono un po' tutti, e forse quello che mi ispira di meno è Scorbunny perché è molto banale, classico. Mentre, beh, Wooloo è bellissimo, e state zitti tutti. Il Pokémon Corgi lì, il cane elettrico. Il corvo è bellissimo. E chi altri c'era? Boh. Basta lotta fuoco. Allora, secondo il leaker, quello lì che le ha prese tutte, secondo lui dovrebbe essere puro fuoco. Vedremo. Saremo... Secondo me non lo sapremo oggi, però. Detto questo, boh.
non lo so, veramente non so. Secondo voi cosa potrebbero annunciare oggi? Io nel frattempo continuo a cercare di vedere se hanno caricato quella cazzo di live, cioè se stanno hanno programmato il video. Allora, provo a entrare nelle live degli altri, vediamo se loro ce l'hanno già. Adesso sentirete dei rumori. Credo. No, ok, avevo messo muto, per cui perfetto. Pubblicità, ovviamente, grande, ottimo. Ah, ok, qua c'è proprio link contro la rovescia e basta. Vediamo il Pardini se c'ha il video. Perché non c'è? Io mi sparo, vero? Allora, il Pardini non fa vedere niente al momento. Oh. Intanto mi tengo aperta anche la live di Pardini, così. Perfetto. Allora, gioca Pokémon Topaz. Allora, cazzo, ma copio proprio Saidonia. No, allora, mi sa che esce il video sul canale alle 15 e basta. Ah, ok. Magari esce in Premiere. Perché di solito fanno il conto alla rovescia anche. Vabbè, staremo all'occhio. Ok. Allora staremo molto all'occhio. Anyway, dicevo, Pokémon Topaz, boh, perché comunque. Dopo Zelda voglio iniziare Dark Souls. E anche perché non ci ho mai giocato, sarà molto interessante. E poi dopo Nero Bianco 2 per finire la storia, perché comunque è un sequel diretto. Di conseguenza, boh, non lo so. Magari più avanti si potrebbe anche pensare. Tra l'altro, Bianco 2 volevo giocarlo con un po' di. Non so se randomized. O con tipo un Nuzlocke. Giocherei a Link Awakening? Non lo so, in realtà. Perché appunto adesso volevo fare Pokémon Bianco 2 e Dark Souls. Magari se finiamo. Beh, sicuramente finiremo Bianco 2 prima di ottobre. Perché a ottobre esce Luigi's Mansion e sicuramente lo porterò. Potrei pensare di portare Link's Awakening. Non sarebbe una brutta idea. Allora, io continuo a ricaricare nel frattempo qua perché sto in ansia. C'ho l'ansia! No, non c'è ancora niente. Oh, magari hai ragione tu, Ale. Probabilmente hai ragione tu. Ecco, comunque io spero veramente che faranno vedere le Eeveelution nuove perché ci starebbero un sacco. E il leggendario nuovo. Uno dei due. Poi vabbè, del team mi interessa relativamente. Sì, anche dei rivali, cioè vabbè, chi se ne fotte. La cosa che mi preme di più al momento sono le evoluzioni finali degli starter, che però chiaramente faranno vedere più avanti. Poi io spero che le facciano vedere oggi, per carità. Però la vedo difficile, ecco. La vedo abbastanza difficile. Mancano 3 minuti nel frattempo. Io adesso mi sparirò. Mi bevo un goccino d'acqua, anche perché ho parlato senza sosta fino ad adesso. Come al solito. Spero che non facciano vedere tutto il Pokédex come per Sole e Luna. No, ma quello era stato un data mining per colpa di alcune copie stampa che qualche recensore ha dato via. Comunque, ecco, io spero vivamente, siccome Masuda ha detto che ci sarà un co contenuto per. Ti ho messo il link, dove? Non lo vedo. Sul gruppo? Sul gruppo, no. No, privato. Ah, ok. Ah, ma qua su Twitch. Ok. Vediamo. Eccolo lì. Guardalo che bello. Dove l'hai trovato? Copia indirizzo link. Grazie mille. Allora. Andiamo qua.
Perché io non lo trovavo? Ah, ma perché quello in spagnolo? No, allora questo c'era. Beh, ma io spero vivamente che non sia solo in spagnolo, cazzo. Cioè, sarebbe brutta come cosa. Perché non credo che avrà sottotitoli. O sarà sottotitolato in inglese, boh. Provo a ricaricare anche... continuo a sbagliare pagina. No, dicevo, spero che faranno vedere qualcosa per il competitivo, perché mi girano le palle, sennò. Allora, vediamo qua dal Pardini cosa dicono. No, anche Pardini sta ricaricando senza sosta il canale di Pokémon ufficiale, per cui anche lui è nella nostra stessa situazione, perfetto. Ok, quindi male che vada, butto su quello spagnolo. Però dovremmo... penso che sia normale che sia così. No, comunque, ecco, dicevo, io spero vivamente che ci sia... che diano qualche notizia sul competitivo. Magari sarebbe troppo bello, chiaramente, chiedere un simulatore di lotta come Showdown. Sarebbe veramente troppo, probabilmente. Però... spero in qualcosa, tipo una semplificazione comunque di tutto quanto. Io guardo Pardini che aspetta e dice: ah, ma non c'è niente. Allora, sulla Pixelmon ho appena trovato un Palossand dal 90 selvatico. Ah, ok. Ma robe da matti. Sono le 15, vediamo se è partito. Vediamo. Non c'è niente. No, qua quello spagnolo sta ancora non c'è niente. Vediamo quello di Nintendo, perché li ho tutti aperti qua, ragazzi. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Qua sta anche Pardini qua che aspetta imperterrito. Boh, ragazzi, non so cosa dirvi. Quello spagnolo deve ancora partire, per cui si vede che... perché è una live, non è un canale Pokémon ufficiale quello. Per cui staranno aspettando anche loro di mandare il trailer. Infatti. Madonna, poi dite a me che non sono mai puntuale. Niente. 0 su 0. sulla live spagnola che mi hai linkato, Lanciata, stanno spammando F in chat, che è una cosa meravigliosa. Pazzesco, magico. Veramente magico. Allora io continuo a ricaricare. Nel frattempo cambio la schermata. Qua pronto per togliere la questione qua. Vediamo se la buttano su. Magari hanno avuto problemi di connessione. No, neanche su quello giapponese c'è. Ah, per quello giapponese anche. Sì, ottima idea, bravo Pardini. Pokémon Japan. Oh, male che vada, ci vediamo quella giapponese. Però non c'è niente. Raga, c'è saltata la connessione. Ok, su quello giapponese è uscito, vediamo se esce anche su quello italiano. Ma porco il demonio. Allora, cerco quello in inglese. Pokémon. Sì, comunque hanno buttato sul video come dicevi tu. Ale. Almeno quello in inglese, speriamo che ci sia. No, non c'è un cazzo. Vabbè, ragazzi, ce lo guardiamo in giapponese? Vediamo. Vabbè, guardiamocelo in giapponese. E vediamo cosa c'è. Ah, gli spagnoli sono ancora lì che aspettano. Ah no, è partito. Quindi c'è quello in inglese almeno. No! Continuo a sbagliarmi. Vediamo se qua c'è. Guardiamoci quello giapponese, me ne frega un cazzo. Devo mettere l'audio. No, questo sembrerebbe essere un rivale.
sì, ma porco cane, non si può guardare in giapponese, però. Ok. Eccoli, Team Yell. Yell. 3 minuti dura, sì. Secondo me è grandissimo. E nel frattempo guardo anche sul fondo. Ah, Zigzag in Galar. Very nice. Allora, facciamo così. Se guardiamo questo in giapponese che è Eli, ovviamente Eli non. Se guardiamo in giapponese poi ci guardiamo con quello americano nel frattempo, si carica. Perché di solito nei trailer giapponesi ci sono robe in più. È uscito. Dura di meno, infatti, dura un po' più di meno. Questa sembrerebbe essere l'altra rivale, quindi non sono i corrispettivi femminile maschile. Non so come sia l'audio, se mi si sente. Ok, questo è il Pokémon scoiattolino. Che cambia forma. Carino. Extra. Ah, è tipo le missioni, quelle che c'erano anche sul coso delle isole. Ok. Weezing forma Galar. Niente affatto male. Tanto sentite le cornamuse della musica. Aspetta che me lo metto a schermo intero, guarda. Attenzione! Nuova evoluzione per Linun Galar! Che figo, tra l'altro! Ok. Vabbè, c'è la roba in giapponese, perfetto. Perfetto. Ah, è il solito quello delle Velospol. Ottimo. Tranqui. Ok, non c'è altro. Allora, andiamo a vedere quello in italiano, direi. Che adesso ci dovrebbe essere, perché l'ho visto nelle iscrizioni. Eccolo qua. Ed è diverso, quindi abbiamo fatto bene a guardarli entrambi. Mamma mia. Veleno folletto. Bellissimo. Buio normale, vabbè, chi se ne fotte. Chiaro, era palese. Chiaro. Obstagoon. Bello. Ma mi piace un sacco questo. Ok. Quindi il doppio Pokémon scoiattolo in realtà era lui. Oddio, pancia volante. Cioè cambia anche tipo. Figa la colonna sonora. Ok, nuovi rivali, perfetto. Beat. E Mary. Strada archettona, lei. Brutti. È una bella novità però questa, Mi piace che non siano un team cattivo, mi piace un sacco. C'erano un sacco di roba in più in quello giapponese comunque, Non capisco perché in quello giapponese facciano sempre vedere più roba. Allora, non vogliamo vedere Charizard contro Blastoise, grazie, molto gentile. Beh, che dire.
Allora, volevo controllare una cosa. Allora, hanno annunciato le forme Galar e le evoluzioni. No, ho sbagliato. Ehi, ehi. E le evoluzioni Galar, quindi quella roba lì l'ha azzeccata. Che sia vero anche la cosa di Eternatus delle due Evolution, allora? E che tipo potrebbero essere le due Evolution? Boh. Ma volete che ci facciamo un rewatch del trailer giapponese? Ce lo analizziamo un attimo. No, le forme Galar mi piacciono un sacco, ma davvero sono veramente belle. Cioè, sono cazzute. Anche Zigzagoon è diventato cazzutissimo. Ma sul serio? Volete che ce lo riguardiamo quello giapponese molto, molto piano, molto lentamente? Non so se poi mi dia problemi col copyright, però non me ne frega un cazzo. E vediamo. Allora, Pokémon Japan. Eccolo qui. Passiamo un po' il volume. Vediamo se c'è la roba che ci è sfuggita dall'altro trailer. Però magari cambio la schermata. Cosa dite, eh? Sarebbe un'idea carina. Sì, hanno fatto vedere più frame del rivale. Buon Pippo qua. Vediamo. Vabbè, tranqui. Qua c'è Mary. Beh, l'evoluzione finale è veramente bella, sì. Loro sono bellissimi. Loro mi piacciono un sacco. Non so perché me li immaginavo gialli per qualche motivo. Tanto c'è i poster, c'hai capito? Sono dei cazzo di tra, sono veramente belli. E le colonne sonore, tra l'altro, che stiamo sentendo non mi piacciono abuso. Vabbè. Anche lei, ma sto gioco sono tutte fighe. Ah, è il suo Pokémon principale, quello lì che cambia aspetto. Sì, comunque fa vedere un po' di scene in più. Niente di che. Cioè, i contenuti sono quelli, però. Chiaramente io non faccio teorie, non faccio analisi, non faccio cose. Ma per uno come Sidonia sarà oro. Questo è il nuovo. No, questa cosa non c'era nell'altro trailer. Quello è Rotom, è una nuova forma di Rotom, tra l'altro, eh. Torniamo a noi. Eccolo qui. Questa qui è una forma di Rotom, ragazzi. E quello lì in basso? Questo qua. Ah, era uno di quelli che hanno annunciato. Sì, quello mi è piaciuto così tanto che me lo sono già dimenticato. Ok, fammi vedere un po' gli open space. Vediamo se riusciamo a beccarne qualcuno. Vabbè, il buon Weezing ciminiera. Che per qualche motivo è folletto. Boh, vabbè. Non ho capito bene, però tranqui. Mega esplosione, perché le buone abitudini non si dimenticano mai. E poi c'è l'evoluzione. L'ha fatta vedere l'evoluzione di là, giusto? In teoria sì. Vabbè. Ok, vabbè, qua ci danno le informazioni. Era da fare veleno inquinamento. Comunque, bello. Bello, bello, bello. Allora, i tipi mi sono piaciuti. Cioè, il team mi è piaciuto. Mi è piaciuto davvero tanto. E anche i rivali. Cioè, il rivale maschio, ok, tranqui. Mi sa tanto di un mix tra Comore e Iridio. Non lo so perché. Però mi ispira sbruffonaggine inutile. È un però un po' più serio, tipo Iridio, ecco. Non lo so. Non ne ho idea. L'evoluzione. Vabbè, le forme Galar così mi sono piaciute un sacco. Davvero. C'è anche Weezing. Tranqui, ci sta. Non ho capito il perché del folletto, però tranqui.
Quindi, fondamentalmente, il leaker aveva detto dei rivali, aveva detto del team Yell, aveva detto dell'evoluzione di Galar, aveva detto delle forme Galar. Cos'altro è apparso nel trailer? Basta per oggi, in realtà. Non aveva parlato di quella meccanica del... Cosa avventura lì, come cazzo si chiama? La tipa Iridio, anche la tipa è molto edgy. Però non aveva parlato di quella roba lì, per cui tutto quello che aveva scritto si è realizzato. Cioè, dai capi palestra a tutto. Pazzesco. Quindi lui aveva parlato di Eternatus, questo famigerato terzo leggendario. Ha parlato di un altro leggendario mitico, misterioso, che dir si voglia, maiale, a forma di maiale. Un trio di leggendari a sé, tipo i cani leggendari, gli uccelli leggendari, che dovrebbero essere tipo dei soldatini di legno, dovrebbero ricordare una roba del genere, e l'Evolution. Queste sono le sei, le cose che mancano, le 3-4 cose che mancano di quel leak. Per il fatto che sta con il team rivale, no, no, è questo. Non è Iridio, cioè Iridio sta con il team rivale, ma in questo caso il team è un gruppo di ultra della tipa. Per cui sono loro che stanno con lei. È diversa la cosa. Ed è una cosa nuova, è una figata. In realtà, se ci pensi. Perché loro sono dei cazzoni, cioè non c'entrano niente, non c'entreranno niente con la trama, probabilmente. O magari verranno presi dal cattivo di turno per fargli far casino. Spero ci saranno tanti leggendari. Guarda. Se il leak è corretto, ci saranno il trio Zamazenta, Zacian e Eternatus, che teoria vuole, la teoria della quadricromia, che si chiami in realtà Zaiello, Zaiero o una roba così, e tre. Il trio e un Pokémon mitico. Per cui dovrebbero essere, se il leak era ragione, sono sette leggendari. E magari una trama più lunga, quello sì. Sì, ecco, quella è una cosa che penso che speriamo tutti. Oltre a questo, però il fatto che sì, abbiano fatto vedere che c'è il team, che però non sono veri cattivi, probabilmente ci potrebbero giocare abbastanza sopra. Potrebbe essere interessante. Ah, e tra l'altro, tutta la questione delle forme nuove mi porta in mente una cosa. Aspetta che rimetto la musichina. Cioè che hanno fatto delle forme alternative. Tra i Gigantamax, che non sappiamo quanti saranno, e le forme barra evoluzioni Galar, che sono cose che vanno ad aggiungersi al Pokédex. Quindi potremmo già aspettarci quali Pokémon non ci saranno, tipo Weezing non ci sarà, Zigzagoon non ci sarà, dico proprio nel Pokédex. Boh. Io sarei curioso di sapere quali hanno tolto. Volete che facciamo la conta di chi è sopravvissuto in questo trailer? Ah, dai. Beh, ditemi voi. Comunque, sì, molto interessante. Molto interessante, anche perché è interessante il fatto che appunto ci siano queste cose leakate che sono state azzeccate una dopo l'altra. E che quindi, cioè, teoria dei giganti confermata, ragazzi, cioè, io non vedo l'ora che esca il video di Sidonia, sarà pazzesco. Boh, ecco, non so neanche io cosa dire in realtà adesso. Io spero che annuncino presto un nuovo cazzo di trailer, perché voglio le evolution, voglio le forme, le evoluzioni finali dei Pokémon, degli starter, perché non so decidermi. E minchia. Minchia, ragazzi. Non so, sono carico, mi ha caricato questo trailer. E il fatto che stiano facendo così una campagna marketing così centellinata, boh, o che hanno capito che c'eravamo stufati dopo Sole e Luna, Altro Sole, Oltre Luna, Let's Go. Che Let's Go. Puoi fare evolvere i tuoi Pokémon! Ok, allora, ok. C'è da dire che Let's Go è anche indirizzato a un pubblico che non conosce Pokémon, bla 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 bla. Ma porco cane, porco cane. Non mi fai un trailer in cui mi fai vedere che si evolvono i Pokémon, cioè non ci dedichi a lui e al tenente Surge. Ma vabbè.
Mentre quest'anno invece ci stanno proprio centellinando le informazioni. Ed è una figata. Tra l'altro, non hanno annunciato Impidimp, però. Questo si è sbagliato, il leaker. Era quel... Vediamo se troviamo una foto. Shield. A meno che non fosse quel Pokémon là che si è visto all'inizio. No, dovrebbe essere una specie di... Eccolo qua. Non so se si vede nella schermata che devo ancora mettere, in realtà. No, qua c'è ancora il trailer, perfetto. Che io ho tolto. Questo qui. Questo dovrebbe essere Impidim. Beh, togliamo l'anteprima che tanto non si vede. E non c'era nel trailer. In questo si è sbagliato il leaker. In questo si è sbagliato. Però mi sembra che sia l'unica cosa, perché non li ho chiusi, vero? Spero di no. No, eccoli qua. Andiamo a rileggerlo. Allora, diceva: tre nuovi Pokémon, 4 si include Impidimp, e Impidimp non si è visto. Fanno vedere un paio di forme Galar, questo sì. Seagulp, il gabbiano, non si è visto. E neanche il Pokémon Barracuda, in realtà. Quindi qua, accannato. E un Pokémon fuoco coleottero potrebbe essere... No, dovrebbe essere tutto rosso, secondo lui. Per cui ha sbagliato. Rivali rivelati. Beh, il rivale maschio dovrebbe essere un amico di infanzia. Mentre Mary, abbiamo visto che è famosa, va il Team Yell. E la palestra di Opal la fanno vedere da davanti. Forme Galar. Lui parlava di Girafarig e Sudowoodo, che però non abbiamo visto. Il trailer finisce con l'Evolution, per cui... Qualcosa ci ha preso, qualcosa no. Beh, la data era un po' difficile da indovinare, probabilmente. Mentre le forme Galar si poteva sparare nel mucchio, anche perché poi non le ha azzeccate le altre. Però va molto a braccetto col leaker di maggio, in realtà. A parte queste affermazioni qua. Non lo so, ragazzi. Staremo a vedere come andrà tutto quanto. Bene, io direi che possiamo anche chiudere qua, visto che tanto ci rivediamo alle 6 con Pokémon Nero, magari faremo anche qualche discorsetto dopo. Vi aspetto tutti, mi raccomando, e aspetta che cambi schermata. Grazie di essere venuti, grazie per chi ha guardato, magari se qualcuno ha condiviso, ha mandato qualche amico, grazie. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi, che è gratis, per cui fatelo. Quindi ecco, ci rivediamo alle 18 con Pokémon Nero. Ciao ragazzi. Ho sbagliato. Oh no. Asuso.